Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo sempre più vicini a Natale e quindi avvicinandosi sempre di più il momento delle feste, momento in cui saremo magari a casa, vogliamo riposarci sul divano, magari guardarci un film, io ho pensato di fare un video proprio per consigliarvi qualche film da guardare a Natale. Però attenzione, perché io in questo video non vi consiglierò i classici film che bene o male tutti qui su YouTube hanno consigliato e che sono film comunque molto belli, che mi sono piaciuti, che ho sempre visto anch'io. Però volevo parlarvi di quei film che vengono un po' meno citati e sicuramente sono film che hanno anche uno spessore un po' diverso rispetto ai classici film di Natale che tutti conosciamo. Il primo del quale volevo parlarvi è Angeli con la pistola. È un film abbastanza vecchio, io non so se è un film degli anni 60, degli anni 70, non vi so dire, però comunque vecchio, ma è molto molto carino. È la storia di una donna molto povera, che una mendicante comunque, che chiede l'elemosina per la strada, che ha una figlia che vive lontano, e con questa figlia lei si è sempre vergognata della sua condizione di povertà e quindi le ha sempre raccontato di essere una donna molto ricca, una donna inserita nella società, di vivere in grandi alberghi, e quindi si scambia con la figlia delle lettere in cui le racconta tutte queste storie. Se non che succede che una volta la figlia le manda una lettera, le annuncia il suo matrimonio e le dice che per l'occasione ha intenzione di andarla a trovare. Quindi questa donna si spaventa tantissimo perché dice: adesso io come faccio? Le ho raccontato un sacco di storie e adesso lei arriva qua e si accorge che in realtà io non sono ricca, anzi sono una mendicante. Quindi insomma è disperata. E alla fine, le persone che l'aiuteranno sono un gruppo di gangster, per questo Angeli con la pistola, sono un gruppo di gangster che l'aiuteranno, la faranno restare in una camera di un grande hotel, le insegneranno un pochino le buone maniere in modo che lei in realtà, possa sembrare davvero una donna inserita nell'alta società, le daranno dei vestiti eleganti. Inviteranno in questo hotel tutti i loro amici gangster, tutti questi personaggi, perché insomma per fare numero, per far sembrare che comunque questa donna possa invitare a casa tante persone, fare grandi ricevimenti, in modo che la figlia, quando arrivi lì, si possa rendere conto che quello che le ha raccontato la madre è tutto vero. Io poi ovviamente il finale non ve lo racconto. Però è un film veramente divertente perché comunque tutti questi gangster che la vogliono aiutare poi alla fine fanno dei casini, insomma ci sono delle parti anche molto divertenti in questo film ed è secondo me molto molto carino. Se volete vederlo potete anche trovarlo su YouTube perché io ho messo Angeli con la pistola e mi è venuto comunque un video in cui c'era il film completo. Ovviamente la grafica non è eccezionale perché insomma lo trovate qui gratuito su YouTube, quindi insomma se vi accontentate lo potete anche guardare gratuitamente. Poi volevo consigliarvi due film di Pupi Avati, Regalo di Natale e Rivincita di Natale. Sono La Rivincita di Natale è il seguito di Regalo di Natale. E sono entrambi basati sul gioco d'azzardo, quindi parlano di questo tema che è quello del gioco d'azzardo, della dipendenza da gioco d'azzardo e tutto il film ruota intorno ad una partita di poker e quello che è bello di questo film è che riesce a far entrare lo spettatore proprio nella dinamica mentale, cioè proprio quello che passa per la testa di un giocatore d'azzardo. Quindi si entra proprio in questa dinamica e si capisce veramente che cosa pensa, che cosa prova un giocatore d'azzardo. Inoltre, il Regalo di Natale, che è il primo, ha un finale veramente particolare, cioè il finale di quel film, secondo me, è proprio veramente centrato al massimo. Quindi se vi piace Pupi Avati, se vi piacciono i film un pochino impegnati, di spessore, insomma di un certo genere, sicuramente questi due sono fantastici, soprattutto da vedere a Natale, perché appunto tutta questa partita viene svolta la sera della vigilia di Natale. Quindi insomma sono altri due film che io vi consiglio.
Poi vi consiglio un classico che è Piccole donne, la versione cinematografica del libro. Io non ricordo di preciso l'anno in cui è stato fatto questo sceneggiato, perché era uno sceneggiato in quattro puntate. Poi invece hanno tagliato dei pezzi e hanno fatto un film unico. Però era veramente bello, io mi ricordo che l'avevo visto tanti anni fa e secondo me era molto molto carino, quindi se vi piace la storia di Piccole donne, magari andatevi a cercare anche questo sceneggiato in quattro puntate perché davvero è carino da vedere. Un altro film da vedere durante le feste di Natale che almeno una volta nella vita, se non l'avete mai visto, dovete vederlo, è Parenti Serpenti. È veramente un film fatto bene, secondo me. È la storia di una famiglia, due sorelle e due fratelli con i rispettivi figli, mariti e mogli, che per le feste di Natale si riuniscono a casa dei genitori. I genitori abitano in un paese dell'Abruzzo, loro invece sono sparsi qua e là tra le diverse regioni d'Italia e per le feste di Natale si riuniscono appunto a casa dei genitori. Quindi sorelle, fratelli, figli, nipoti, eccetera, si rincontrano, diciamo una volta all'anno per l'occasione delle feste e si abbracciano, si vogliono bene, tutti che insomma, oh, come sono contenta di vederti finalmente, insomma, tutte queste cose. Poi durante la sera, la cena della vigilia di Natale, praticamente, loro dichiarano amore eterno ai genitori quando i genitori dicono, visto che ci volete così tanto bene, abbiamo pensato di venire a vivere a casa di uno di voi tutto l'anno e sarete voi a decidere da chi andremo a vivere. Quindi, siccome i fratelli in realtà i genitori in casa non ce li vogliono, cominciano a scannarsi l'un l'altro perché deve venire da te, no, deve venire da te, più giusto che lo tenga tu e io gli sono stata dietro in quell'occasione là. Insomma, tutte queste cose cominciano a venire fuori dei segreti, perché poi ci sono dei segreti, quindi cominciano a scannarsi, a rinfacciarsi le cose, cominciano appunto anche ad essere cattivi l'un l'altro, comunque perché ci sono, si dicono delle cattive e delle cose particolari. Poi nel film ci sono anche degli elementi molto realistici, perché comunque ci sono anche delle frasi che molte famiglie hanno detto davvero. Ad esempio, le sorelle con la cognata sono abbastanza cattive, molto spesso le dicono che lei non è della famiglia, che quindi non deve dire la sua, che non deve intervenire. Quindi sono cose queste che ora io per fortuna non le ho vissute in prima persona, però sono cose che comunque accadono davvero. Quindi ci sono degli elementi molto molto realistici. E poi questo film ha un finale veramente incredibile. Quindi, insomma, io vi consiglio di guardarlo perché davvero se non lo avete visto almeno una volta questo film bisogna vederlo, vi assicuro, poi mi fate sapere. Poi un ultimo film che volevo consigliarvi per le feste di Natale si intitola Joyeux Noël, Buon Natale in francese, una verità dimenticata dalla storia. Ed è una storia vera. Siamo nel 1914, trincea al confine franco-tedesco, soldati tedeschi, francesi e inglesi, che la notte di Natale stabiliscono una tregua. Infatti questa vicenda storica è definita la tregua di Natale. Stabiliscono una tregua uscendo allo scoperto, accade praticamente che un soldato tedesco canta una canzone e in risposta a questa canzone c'è un applauso e un'altra canzone. Quindi poi alla fine, insomma, escono allo scoperto, si fanno gli auguri di Natale, brindano insieme, tirano fuori le foto della moglie, le foto dei figli, improvvisano anche una partita di calcio, proprio così improvvisata sul momento. E è una storia che è stata insabbiata in realtà, è stata sempre negata, era stata un po' fatta passare come una leggenda, poi sono saltate fuori le foto originali e quindi insomma è stato poi ammesso che effettivamente è accaduta davvero questa cosa. Ed è un film che secondo me ha dei punti che forse non sono proprio riusciti al 100%, però ce ne sono altri che sono molto intensi e molto belli. Quindi magari se vi piacciono i film storici, potrebbe essere interessante per voi vedere questo film se non lo avete mai visto.
Ok, questi erano i film che io vi consiglio di vedere durante le feste di Natale. Sono film ovviamente che hanno uno spessore molto diverso dalla classica commedia, poi ovviamente ci sono anche tutte quelle commedie bellissime che tutti conoscete sicuramente da vedere a Natale, però insomma mi faceva piacere parlarvi anche di questi perché sono un pochino meno citati. Io vi do appuntamento al prossimo video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio enorme, ciao a tutti!